Quindi pronti per il terzo raggruppamento che vede come denominatore comune l'età. Abbiamo visto il raggruppamento dei giovani ed ora vediamo il raggruppamento che io scherzosamente chiamo degli anni d'argento. Abbiamo a che fare con i veterani, ovvero soggetti di età superiore agli 8 anni, esperto giudice NCFC che sceglierà il miglior veterano di questa esposizione, Pierluigi Buratti. Per cui, ecco a voi i veterani dell'Internazionale di Reggio Emilia, a cominciare dal cane da pastore della Voi. Bracco di Weimar a pelo corto. Bovaro delle Fiandre. Sabin Husky. Golden Retriever. Labrador Retriever. Border Collie. Saluki. Tibetan Terrier. Bichon à poil frisé. Bedlington Terrier, Basset Hound, Volpino Italiano, Bassotto Standard a pelo duro, Cavalier King Charles Spaniel. Tutti i soggetti che vediamo sono in splendida forma, solo qualche piccolo particolare come l'incanutimento del muso, lo sguardo, possono farci capire che non abbiamo a che fare con dei cucciolotti, bensì con soggetti di età adulta. Abbiamo a che fare con uno splendido raggruppamento dei veterani, il giudice, sempre tenendo presente lo standard di razza, sceglierà quei soggetti che manifestano anche caratteristiche di forma fisica e massima espressione di tipicità. Nel frattempo siamo nel pre-ring le razze italiane, grazie. Attention please, all best of breed of Italian breeds in collecting ring, ring number 2120, thank you. Cinque soggetti preselezionati, tra cui il bracco di a pelo corto, il cane da pastore della Boy, Golden Retriever, Labrador Retriever e Bichon à poil frisé. E dopo il bracco di Weimar, a pelo corto, abbiamo il cane da pastore della Brie. Ed è quindi il turno del Golden Retriever. Labrador Retriever.
bichon à poil frisé. Per la selezione dei veterani dell'esposizione internazionale di Reggio Emilia. Terzo posto per Weimar Runner a pelo corto. Secondo posto per Golden Retriever. Lo dico nella lingua originale della razza, ce ne sono due. Le premier delle mignon, qui sono a poil frisé. Mentre invito i fotografi a fare in fretta a scattare le foto, perché per voi il pre-ring, un grande applauso per il giudice delle razze italiane, ha bisogno di poche presentazioni. Grande applauso per Francesco Balducci. Ed ecco a voi